Cassalfidardo e Vassese si sfidano nel recupero della settima giornata di andata, con gli abruzzesi a secco di vittorie da tre mesi, mentre il momento del campionato Fidardensi è positivo, con i quattro punti guadagnati negli ultimi due derby. Alla fine ne è uscito fuori un pareggio, che può accontentare entrambe in quanto permette di muovere la classifica. I ritmi sin dai primi minuti non sono altissimi: all'ottavo si vede il Castello con una punizione di ridio che non trova nessun compagno all'appuntamento col colpo vincente. Al quarto d'ora sono ancora i biancoverdi a portarsi in avanti con un cross dalla destra di Cusimano che attraversa tutta l'area di rigore. Al diciannovesimo si vede per la prima volta la Vastese con De Angelis che conclude dal limite ma non inquadra la porta. Al venticinquesimo il match si sblocca: rapido scambio bracciatelli-mataloni che di prima intenzione crossa verso il centro, incontrando il perfetto inserimento di Braconi che infiera la porta di Di Renzo. La Vastese si scuote subito e, già dopo 60 secondi, va alla conclusione con Di Prisco che David blocca a terra. Alla mezz'ora si rivede in attacco il Castelfidardo con un incalcio franco del solito di Dio che trova la girata di prima intenzione di Giampaolo facile per Di Renzo. L'arbitro concede tre minuti per infortunio occorso a Sorgente, e proprio all'ultimo secondo gli Abruzzesi pareggiano. Azione insistita bianco Biancorossa con la palla che giunge a Barbarossa che. La difesa di Lauro lascia colpevolmente libero al tempo di mirare l'incrocio centrandolo con Davide che nulla può. Nella ripresa la a minare le danze con il Cassello che accusa un evidente calo fisico, complici gli impegni ravvicinati e, eccezion fatta per una conclusione di Martinez al quinto, le emozioni si concentrano tutte negli ultimi 5 minuti. Al 42esimo rapido contropiede ospite che porta al tiro Martinez, che mira il primo palo, ma è sfortunato in quanto colpisce in pieno il legno. Al 45esimo è Di Filippo a provarci ma la sua girata termina sul fondo. Un minuto dopo sono i biancoverdi ad avere l'occasione per portare a casa i tre punti, ma il tiro a giro di Gianpaolo termina fuori. L'ultima occasione ce l'hanno gli uomini di Dadderio, con Di Prisco che saggia i riflessi di David, che blocca in due tempi. La vittoria per il biancorossi era ancora rimandata, mentre il Castelfidardo può continuare la sua serie positiva.